Perché diffidare da un'agenzia che ti dice ho un cliente? 2 mesi fa mi chiama una signora che abita qua in zona, nel quartiere Mazzini, e mi dice che vuole vendere l'immobile, che è tre anni che sta tentando di vendere senza risultati e che ha bisogno del mio aiuto. Vado a trovarla, faccio l'analisi di mercato e decido che c'erano le condizioni per prendere il mandato e lavorarci al meglio. E come sempre vi anticipo, guardi signora, che in seguito a tutte le attività di marketing che noi faremo ci saranno tantissime persone che la verranno a cercare, di cui un 20% saranno clienti interessati alla casa e un altro 80% che saranno colleghi agenti immobiliari. A quel punto, come sempre, dico, lei gli dia il mio numero di cellulare, perché i clienti privati le porteremo all'open house, e i miei colleghi, se hanno dei clienti, ci mettiamo d'accordo. Ci mettiamo d'accordo, che significa che se loro veramente hanno persone che vogliono comprare, gli facciamo vedere la casa e facciamo quello che succede in tutto il resto del mondo, che è una collaborazione, dove qualora si vendesse la casa a un cliente portato da un collega si andranno a dividere le commissioni. L'immobile era interessante, la zona era bella, l'attività promozionale è stata buona e l'hanno massacrata. C'era la fila fuori delle persone che gli andavano a suonare, citofonare, bussavano. C'era uno che faceva il piantone di un'altra agenzia immobiliare tutte le sere quando tornava a casa. Avrà dato almeno 40 volte il mio numero di cellulare dicendo ai colleghi delle altre agenzie che potevano contattarmi se avevano dei clienti. Sapete quanti agenti immobiliari mi hanno chiamato? Zero. A un certo punto che la continuavano a tempestare, diceva, guardi, se lei vuole può collaborare col mio agente immobiliare, non ha nessun tipo di problema, è arrivata a chiamare i carabinieri. Follia, cioè c'era uno tutti i giorni che l'aspettava lì sotto e diceva, guarda, ho dei clienti, e la signora diceva, bene, se hai dei clienti, buon per te, chiama Simone e vi mettete d'accordo. Questi sono i 3 motivi per cui quando uno dice che ha un cliente, in realtà non ha niente e nessuno. Primo motivo. Innanzitutto, chi è un cliente? Definiamolo. Per quanto mi riguarda, un cliente è una persona che, vedendo la casa, è interessata a mettere un assegno sul tavolo per comprarla. E quindi la domanda che bisogna farci è, ma come fa uno a pensare di avere un cliente se non ha mai visto la casa, non sa di che cosa stiamo parlando, non ha mai imbastito una trattativa? Stiamo parlando del nulla più totale. Secondo motivo, facciamo proprio 2 conti della serva. E se io davvero ho un cliente, ho una persona che è interessata a comprare e so che c'è un mio collega che sta gestendo comunque l'immobile, sostanzialmente nella mia testa, in base al mio ragionamento, io so che con una telefonata a questo cliente che magari ho nel database o che conosco, io gli faccio vedere la casa e ho la possibilità di guadagnare il 50% di una mediazione totale, che possono essere un po' di soldini, solo per aver preso il telefono e chiamato. Non so se ti sembra poco, e non ti sembra poco sapendo che questo non è un tuo cliente, cioè non è che tu hai una persona che ti entra in ufficio e dice sto cercando questo, tu lo prendi, lo chiudi in cassaforte e gli puoi vendere la casa solo te. Questo sarà un soggetto che guarda internet, guarda la pubblicità, guarda i volantini, guarda i giornali, quindi se non ti muovi a chiamarlo, a questo punto arriverà la mia pubblicità e sarà lui stesso a chiamare a me. Perché perdere un affare di questo tipo se hai davvero il cliente che vuol comprare? Il terzo ed ultimo motivo, e questo è il motivo per cui stiamo parlando di niente. L'obiettivo di questi agenti che ti chiamano dicendo che hanno un cliente è esclusivamente, ascoltami bene, venire a casa tua e estorcerti un mandato di vendita, raccontando la rava e la fava e screditando il lavoro di un collega che ha già l'incarico su cui loro, tra altre cose, eticamente non potrebbero neanche fare nulla. E neanche tu, se stai vendendo, puoi fare nulla, perché se hai contrattualizzato con il tuo agente immobiliare un incarico che dura 3, 4, 5, 6 mesi, non è che decidi strappo tutto e c'è un altro. Per concludere, quando sento un qualcuno che dice guarda, ho un cliente, Simone mi ha chiamato quella gente che dice che ha un cliente, per me ha la stessa credibilità che aveva la crema sciogli pancia della Vanna Marchi, non so se te la ricordi 10, 15, 20 anni fa, la stessa efficacia. Diffidare, diffidare, diffidare. Mi auguro che questo video ti sia stato utile e ti auguro una buona vendita.